tra tutti, fra 5 minuti inizierà il concerto di Frida Neri con il canto degli Emarginati. Saluto a nome dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, l'AMPI, la cui sezione Leda Antinori di Fano è anche la casa di tutti gli antifascisti. Domani, 27 agosto, ricorre il 69esimo anniversario della liberazione di Fano dall'oppressione nazifascista. Vorrei ringraziare, prima di dare il microfono a Frida, Giuliano, che è uno dei titolari del Bardan, che ci ospita questa sera, come già avvenuto in altre occasioni. Ma non è a caso che Giuliano ospita... Non si sente? No. Non si sente. Glielo... Grazie, Stefano. Grazie. Si sente? Meglio? Ok. Allora, dicevamo che un ringraziamento particolare va a Giuliano, che è uno dei gestori, dei titolari del Bardan, che non ci ospita questa sera a caso qui in piazza. Lui è il nipote diretto di Leda Antinori, la staffetta partigiana alla quale abbiamo intitolato la nostra sede. Grazie. A conclusione del concerto di Frida ci saranno i Nudi sotto la pioggia, che suoneranno un paio di brani tratti dal loro album che hanno voluto intitolare Alba Rossa, esattamente come la manifestazione che promuove l'AMPI di Fano per la liberazione. Poi da qui partirà la fiaccolata della memoria con sosta alle lapidi dei partigiani fanesi. Vi ricordo che in fondo qui avete trovate dei banchetti dove potete prendere le torce e potete prendere anche fazzoletti dell'AMPI, o se qualcuno è interessato iscriversi all'AMPI facendo la tessera. Ci sono anche altri due banchetti, da Emergency e di Libera, due associazioni che sono molto vicine ai principi dell'AMPI, una per essere contro tutti i tipi di guerre e di violenze, l'altra per essere per la legalità contro tutte le mafie. Bene, due minuti solo vi rubo ancora, perché volevo dirvi una cosa a proposito dei compiti che sono dell'AMPI. Sicuramente quello di diffondere la cultura dell'antifascismo e tutelare la memoria di quanti hanno combattuto nella resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, sacrificando anche la propria vita per liberarsi dalla dittatura nazifascista. La terza edizione, questa è la terza edizione di Alba Rossa, è dedicata quest'anno a due partigiani, interpreti della resistenza pesarese, comandanti della Quinta Brigata Garibaldi, entrambi scomparsi quest'estate, Claudio Cecchi e Giorgio De Sabata. Onore ai partigiani caduti. Noi, dicevo, ci occupiamo di antifascismo. Allora, una riflessione: che cosa ci può essere di più antifascista che difendere la nostra Costituzione, nata dalla resistenza e dall'opposizione a una lunga e disastrosa dittatura fascista? Oggi pensare di modificare con una legge costituzionale, che purtroppo sta procedendo in Parlamento con insolita speditezza, l'articolo 138 della Costituzione, che costituisce una garanzia per tutti e un baluardo contro ogni tentativo di mettere mano a riforme che incidano sulla coerenza del sistema costituzionale. Siamo convinti che la Costituzione sia tuttora viva e vegeta, non solo nei principi della prima parte, ma anche nella struttura portante della seconda. Per ridurre il numero dei parlamentari, per differenziare il lavoro dei due rami del Parlamento, non c'è bisogno di tutto l'apparato predisposto, i comitati di saggi, le commissioni speciali in Parlamento o i procedimenti accelerati. Basterebbe un po' di buona fede e di lealtà delle varie componenti del Parlamento per prendere atto del lavoro già compiuto
delle riflessioni già effettuate, dell'enorme materiale già raccolto. Basterebbero due o tre leggi specifiche come vuole l'articolo 138. Sembra invece che si voglia andare ben oltre, occupandosi della forma di Stato, della Presidenza della Repubblica e perfino della giustizia, che ha bisogno di interventi normativi, sì, ma di tutt'altro tipo e senza scomodare la Costituzione. Insomma, si vuole fare una piccola costituente, occupandosi anche di cose di cui nessuno sente la necessità, come il presidenzialismo o il semipresidenzialismo. Per questo ribadiamo che la Costituzione è materia delicata, da maneggiare con cura, da ritoccare solo là dove l'esperienza suggerisce modifiche o aggiornamenti e non certamente stravolgimenti. E per questo occorre informare, convincere, confrontarsi nelle istituzioni e nelle scuole, una campagna di informazione che può essere avviata da subito e per la quale l'ANPI si impegnerà a livello locale e a livello nazionale. Una manifestazione nazionale alla quale saranno chiamati tutti i cittadini democratici e antifascisti a difesa della Costituzione sarà convocata a Roma presumibilmente la prima settimana di ottobre, alla quale invito a partecipare tutti. Ora e sempre resistenza. Grazie. Vi ricordo, per chi ancora non lo sapesse, che la sede ANPI è esattamente qui in via De Cuppis, a 50 metri, e a partire dalla metà del mese di settembre sarà aperta tutti i pomeriggi, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi per chi vuole frequentarla, per chi vuole apportare il proprio contributo di persona democratica e antifascista, noi siamo lì a disposizione. Grazie.